Immagina di essere il gestore di un hotel con infinite stanze, 1, 2, 3 e così via per sempre. Avresti forse l'illusione di poter ospitare chiunque si presenti. Vediamolo. Immaginiamo che sia ammessa una sola persona per ogni stanza e che tutte le stanze siano piene. Di conseguenza ci sarà un numero infinito di persone. Si presenta adesso una nuova persona, quindi tu chiedi a tutti i tuoi ospiti di spostarsi di una stanza. Chi in uno si sposta in due, chi in due si sposta in tre e così via. Inserisci il nuovo ospite nella stanza 1. Se arrivano 100 ospiti, sposti gli ospiti precedenti di 100 stanze, ma se arrivasse un autobus infinitamente lungo con all'interno infinite persone? Saresti un po' perplesso, ma potresti agire così. Chiedi a ciascun ospite di spostarsi nella stanza che ha il numero doppio della stanza precedente, cioè se sei in 1 va in 2, se sei in 2 in 4 in 8 e via così. In questo modo liberi tutte le stanze dispari. E ci sono un'infinità di numeri dispari. Ma a un certo punto compaiono altri autobus infiniti con all'interno infinite persone. Facciamo una griglia e per ogni riga segniamo un autobus e invece per ogni colonna indichiamo la posizione occupata da ciascuna persona. E la prima riga in alto le